Questo è il santuario di Pelian. O meglio, la sua dispensa. Fa attenzione. L'aria è talmente contaminata da essere irrespirabile. Se non usciamo in fretta da qui, vomiterò. Thank you.
buono il tuo ultimo pasto? Perché non gli apriamo lo stomaco e vediamo che cosa contiene? Dove si trova Lucifero? Parla, demone! E fallo in fretta, o ti serviremo noi il dolce. Fermi, Lucifero! Mi ha concesso questo regno, e non c'è sole al vederlo. Poi se ne andrà, ma dove? Io proprio non so te. Devi dirci di più. L'Eden, io posso portarmi nell'Eden. Forse è andato lì. Come? Lucifero ha trovato l'accesso nascosto, guardate! No, dai! Che schifo! Questa pietra vi aiuterà a trovarlo. Prendetelo! Risparmieremo la tua patetica vita, anche se col tempo potresti rimpiangerlo. Devo tenere la gemma che ha vomitato. Belial, razza di stupida bestia. Il tuo incredibile fallimento potrebbe ancora tornarmi utile, ma deve essere punito lo stesso per l'eternità. Sei tornato? Sono sempre in vena d'affari. Quelle monete del traghettatore sono molto rare. Dove le avete trovate? Solo il meglio per voi, ragazzi. Il complotto di Lucifero va ben oltre la semplice ingerenza. Non permetteremo che l'Eden sia violato ulteriormente. Belial ci ha dato la chiave. E che fine ha fatto quell'ingorda palla di lardo? Chi lo sa, quando l'abbiamo lasciato respirava ancora. In realtà era più simile a un rantolo gorgogliante. Deludente. Speravo sareste stati più scrupolosi. Per quanto riguarda l'Eden, si può fare. Fammi indovinare. In cambio di un altro favore? Così mi ferisci il conflitto. Voi avete fornito i mezzi, ma sarà Vulgrim ad aprire la strada. Un semplice scambio di cortesie tra amici. Certo, come no? Il cristallo di Belial è un lucchetto del vuoto. Apri un sentiero, altrimenti celato, apparentemente da Lucifero. Astuto, sì, decisamente astuto. Sembri eccitato, ed è inquietante.
In marcia verso l'Eden. Ah, i cavalieri ritornano. Un umile commerciante al vostro servizio. Le monete sono ovunque. Tenete gli occhi aperti. Ho sentito che avrete di che divertirvi. Fiamme dopo tutto questo tempo. Questo posto è una tomba. Non bisogna stare qui, compresi noi. Tomba! La nostra tomba! Venite, riposate con noi, fratelli. Riposate. Nephilim, non è possibile. Qualcosa li ha riportati in vita. O qualcuno. Lucifero, scommetto. Stupida creatura! I tuoi fratelli e sorelle vivono per mio volere! E così per mio volere muoiono! Il volere di Astarte! Astarte, eri un angelo incaricato di proteggere l'Eden! Lucifero mi ha mostrato una nuova strada, un modo per sfuggire da questo cimitero! Tu, invece, rimarrai sepolto qui, insieme ai morti! Guerra!
davanti a te, Astarte! Attenzione, sta curando energia! Nephilim, accidenti a te, Astarte! No! Dove
devo essere la vendetta. Che dici? Hai trasformato i nostri fratelli in giocattoli. Ti mostro la vendetta, lurida bestia. La vorrei morta tanto quanto te, fratello. Ma dobbiamo mantenere la calma. Il consiglio vorrà delle risposte. Avete il coraggio di chiamarmi un mostro? Ma che mi dite del sangue sulle vostre mani? Non un'altra parola, Angelo. Non siete altro che macellai! Sporchi traditori, distruttori della loro specie! Per che cosa? L'equilibrio? Vi compatisco, cavalieri. E tu, conflitto! Conosco il tuo passato. Ecco, non aveva nient'altro di utile da dirci. Cercheremo altrove le tracce di Lucifero e dei suoi loschi traffici. E che... Ah. Ascolta, ciò che ha detto. Qualunque segreto lei avesse, preferisco ascoltarlo dalle tue labbra. Un giorno ti dirò tutto. Un giorno farò lo stesso. Come temevamo, l'Eden è contaminato dall'influenza oscura di Lucifero. Non ha ancora finito con quel mondo morto. Contiene molti altri segreti che potrebbe usare per i suoi scopi. Ormai anche altri sono entrati nell'Eden sul portale aperto da Lucifero per aiutarlo. Allora dobbiamo chiudere quel portale. Non è un compito semplice. Avrei bisogno, tanto per cominciare, di un oggetto di immenso potere angelico. E quale angelo sarebbe disposto ad aiutarci, mi chiedo? Nessuno tra quelli viventi. Ma il Paradiso ha usato le sue armi più potenti nell'Eden per contrastare i Nephilim. Forse lì, tra i morti, potrebbe trovarsi una tale reliquia. Ma certo! L'antica pietra. La che? L'antica pietra è potere divino nella sua forma più pura. Portamela! E forse riusciremo a sigillare il portale di Lucifero. Si torna all'Eden, allora. Magnifico. Venite, venite! Guardate cosa ho da offrire. Uccidete a profusione, ne trarremo profitto entrambi. Immondo!
cavalieri! Benvenuti! Sono solo soldi. Quanta bella roba per così poche anime. Rimanete un po'. Fate molta attenzione. Ho sentito che avrete di che divertirvi. Salve, cavaliere. Non voglio nemmeno sapere come le avete avute. Va bene, forse sì. Tu sei una nullità. Thank you.
Rimanete un po'. Cavaliere. Sì, trattiamo. Quanta bella roba per così poche anime. Fate molta attenzione. Salve ragazzi. Solo il meglio per voi, ragazzi. Stai cercando qualcosa di speciale. Tutto ha un prezzo. Non voglio nemmeno sapere come le avete avute. Va bene, forse sì. Sono sempre in vena d'affari. Era meglio se rimanessi.